Confritti. Confritti. Cosa si deve fare per una frittata? Nemmeno il serpente vuole aiutarci. Se solo fosse segatura di segare segmentata, quella sì che è facile da segare. Se suona come si tuona, sembra buona. Cosa? La segare fecale. Mistica volpe inclinata, fusolata e celata nella vellutata. Che poppa vuoi, mostriciottolo antiscivolo? Cerco una frittata criptata di segale fecale. Hai provato col fiato striato del fato calato nel palato affilato? La cicogna non vuole, mi mette all'agonia nella fogna della vergogna. Geneticamente col genio della volpe dice di andare dalla cicogna. Dalla cicogna? Ci darà 4 bebè da allattare e castrare. Arare. Ho brividi, ruvidi, di lividi, avidi e gravidi. Dovremmo friggerla quella cicogna. Anche la volpe è da friggere. E la segale fecale. O mistica cicogna del maestoso pozzo della lingua, custode del fato senza fiato e donatrice di bebè ad casum. Che poppa vuoi, mostriciattolo, giocattolo, miciattolo. Una stramaledetta frittata sensuale di segale fecale. Hai provato a chiedere alla volpe. Mi prendete per il culatello? Sono appena stato dalla mistica volpe. Hai detto che vuoi 4 bebè di volpe. No, frittate, fritte, frite. Bla bla, ho capito, voi bebè fritti, bla bla. No, aspetta, sono buoni i bebè fritti. Allora dammi una frittata di segale fecale sensuale di 4 bebè di volpe fritti. Bla bla, mi dispiace, mi è rimasto l'ultima frittata di segale fecale senza bebè. Bla. Ma io voglio bebè. Bla bla, se proprio non esisti, bla bla. Niente, la cicogna non aveva la frittata sensuale di segale fecale con 4 bebè di volpe fritti. E questi marmocchi chi sono? Lo sapevo che ti facevi dare 4 bebè, maledetta cicogna. Ma no, li presi io per farci la frittata. Papà, è lei la mamma? Voglio la poppa. Per tutti i mostriciattoli analfabeti. Un saluto particolare va al signor Cricchio e anche a Francis De Fry. Volete un saluto? Allora commentate qui sotto. Confritti, confritti.